Si è spento in un letto degli ospedali civili, all'età di 78 anni, Luigi Corrioni, per tutti Gino, storico presidente del Brescia Calcio, società che ha guidato dal 1992 fino al 2014, l'anno del commissariamento da parte di Ubibanca. A piangere la sua scomparsa, oltre alla moglie e ai cinque figli, ci sono una città e una provincia, quella di Brescia, ma anche l'intero mondo del calcio che ha rappresentato gran parte della sua vita. Imprenditore di successo, Corioni era capo dell'azienda Sani Plaza di Ospitaletto, che produce accessori e arredi per i bagni e toilette. Ma quella per il pallone, come lo definiscono i vecchi romantici di questo sport, come era lui, era una passione forte e sanguigna. Il Gino, come era chiamato dai tifosi, con le rondinelle ha ottenuto importanti successi: cinque promozioni in A, un trofeo anglo italiano, un torneo di Viareggio, una impensata finale di Intertoto nel 2011. Ma ha anche collezionato delusioni amare, come le cinque retrocessioni. Sotto la sua presidenza sono passati da Brescia giocatori del calibro di Agi, Baggio, Guardiola e tecnici come Lucescu, Mazzone e De Biasi. Corioni è stato uno dei personaggi più discussi in città. O lo amavi o lo odiavi. Ma di certo nessuno poteva negare la sua rara competenza calcistica che gli ha permesso di fiutare e crescere giovani talenti come Andrea Pirlo, Roberto Barogno e Andrea Caracciolo. Nemmeno la malattia gli ha impedito di tifare i biancoblu della tribuna del Rigamonti. Oggi sono in molti a ricordarlo, come Roberto Baggio, che si dice sicuro che Gino Corioni andrà in paradiso e organizzerà una squadra anche lì. Intanto, nella casa di Via Verdi ad Ospitaletto, dove è stata allestita la Camera Ardente, è un lungo peregrinare di parenti e amici che vogliono portare il loro saluto personale. I funerali si terranno giovedì 10 marzo alle 15.30 nella parrocchia di Ospitaletto, paese natale del Presse, dove ha sempre vissuto con la famiglia.